Aspettando la 34esima edizione della Festa della Musica Europea, in programma per il solstizio d'estate del 21 giugno 2019, moltissime le iniziative in giro per tutta Italia, organizzate dal MIBACT in collaborazione con musei, associazioni, enti e artisti, per celebrare e preparare il pubblico alla grande festa di giugno. L'ultima tappa, organizzata dall'Associazione Italiana Promozione Festa della Musica, si è svolta a Roma, nella cornice di Piazza di Spagna, dove in concomitanza con l'equinozio di primavera del 21 marzo, le poupées géantes e i tamburi della compagnia Trans Express hanno incantato cittadini e turisti con spettacolari scenografie al ritmo ipnotico dell'opera e dei tamburi. Finalmente siamo arrivati a questo 21, uno dei tanti 21 dove riusciamo a produrre delle manifestazioni che ricordano equinozio e solstizio, e quindi momenti che riguardano il clima ma anche momenti che riguardano la città, la nazione, la musica, eccetera. E in questa occasione abbiamo cercato di trovare un progetto altamente europeo, un bel segnale di Europa Unita e un bel segnale anche di musica a tutto tondo. Punteremo tutto adesso al 21 di giugno, che è la festa della musica in tutta Italia, in tutta Europa. Quest'anno noi coordiniamo, come l'altro anno, più di 700 città, 45.000 musicisti che si esibiscono tutti quanti nella stessa giornata, e in particolare a Matera, capitale appunto della cultura europea, dove faremo il grande evento della Festa della Musica. 2019 è un anno cruciale anche per l'Europa, quindi è per questo che continuiamo a sostenere l'iniziativa, e quest'anno con più tappe. L'importanza di questo appuntamento è che effettivamente oggi, in particolare a Roma, il 21 marzo, è anche la primavera dell'Europa, un momento importantissimo per ricordarci l'orgoglio di essere europeo, non soltanto le cose che non vanno, ma il bello di essere parte della costruzione di questa grande famiglia che ci vede uniti dopo tanti secoli di divisioni. Una festa dal grande significato nel contesto geopolitico di instabilità generale nel quale ci troviamo, con le elezioni europee di maggio alle porte, dove si misurerà il termometro europeo dei Paesi membri.